partita importantissima questa sera per la Virtus San Giustino, che ancora va a lottare per uscire dalla zona retrocessione e dal rischio playout in ottava posizione. La sfida di questa sera contro l'FG Blaugrana. Ora vediamo i ragazzi ed eccoli entrare in campo. San Giustino Blaugrana. L'attesa che ha aumentato ancora di più la voglia di assistere a questo che si prospetta sulla carta, un incontro che ci farà davvero saltare. E inizia questa 21esima giornata, primo possesso San Giustino. Trobbiani, subito costruzioni veloci orizzontale, Panci, lavoratore Roncaglia, rientra su Trobbiani. Se sarà lui, no, è tutta una finta, il pallone filtra, torna, Trusca a calciare e Rizzuti a rispondere. Prevole, cade a terra numero 4 della San Giustino, occhio alle intenzioni di Trusca, che però non ha fatto i conti con Rizzuti, che invece si difende in corner. Scarica interrotta, deve salire il portiere Blaugrana. Attenzione al rimpallo, Panci. Trusca interrompe centralmente Mingu. Va bene. Forse un contatto troppo ruvido, ma lascia giocare Pierangeli. La possesso ancora San Giustino. Otner che spedisce verso Panci. Inizia a costruire. C'è l'invasione delle maglie blu. Trobbiani cerca di aprirsi un varco, va subito a sigillare Greco. Trobbiani, Tezza, zona cross, tiro troppo timido. Attenzione però all'errore De Roncaglia insieme appunto a Palombin a questi primi 11 di gioco. Palombi allarga con Roncaglia, prova di punta, occhio alla traiettoria, il tocco di ritorno era stato costretto ad una ribattuta corta e il secondo tentativo è stato letale. La firma di pari di Roncaglia, occhio alla bandierina con Maroni, non ha spazio per calciare, ci prova Greco, cerca di allungarsi Mautner, qui grande il movimento del numero 3, ancora Emiliano Mautner che cade a terra, non c'è il fallo a quanto pare. Pierangeli lascia proseguire e quindi Greco, che però qui consuma un'occasione d'oro con Trusca. Passaggio centrale, che però non si è rivelato vincente. Comaroni ci riprova ancora, stessa tecnica, Greco a murare. Mautner, non c'è il fallo, attenzione, Panci, riacquista il possesso Trobbiani. Sale Trusca, va ad appoggiare per Mautner. Ora Trusca, c'è spazio a sinistra, attenzione al tentativo. Comaroni, ancora 20 sull'orologio. Trusca, strada chiusa. Comaroni, occhio all'interruzione di Palombi, poi Comaroni cerca di rimediare in qualche modo, si impone, occhio a Iancu e Rizzuti che... Comaroni, prova ad offrire una soluzione larga a Trusca, viene preferito Iancu e il pallone stavolta che si va a spegnere nel sacco. Pareggia i conti il Blaugrana, 1-1. Prova ad aprirsi un varco Iancu, raddoppio di marcatura San Giustino. Comaroni, Greco. Comaroni concede ancora per Mingu. Deve scendere però il Blaugrana e salire nella metà campo avversaria il San Giustino. Intanto occhio al taglio, Mingu cerca di farsi spazio col sinistro e non lascia scampo a Rizzuti. Quella rimessa laterale, perché lo spazio il San Giustino, Greco cerca di addomesticare con la spalla. Greco alla lunga deve limitare Trobbiani e qui il tap-in di Mingu. Si gira ancora Francesco Greco col sinistro. Trusca che va a chiudere, Greco che copre ogni possibile soluzione, ma il pallone arriva a Trobbiani, poi Mautner. Occhio dalla distanza, attenzione,
grandissima qui, conclusione dalla tre quarti. Panci, poi Palombi, saltato Trusca, Panci centralmente, c'è ancora spazio e qui Mautner non può col secondo tocco affettarsi di Capadina, lunga, occhio alla copertura, Trusca e qui a porta vuota non poteva ancora Trobbiani, va a fare un altro tentativo stavolta Mautner e occhio Iancu e la palla che va sul fondo. Orologio, siamo ormai praticamente allo scadere, intanto Iancu altissima sul fondo e ci sono i tre fischi che chiudono qui questa partita complicatissima, sconfitta pesante per la Virtus San Giustino. Lo vediamo tra poco con l'intervista per capire le dinamiche interne, diciamo, della squadra. Intanto noi vi ringraziamo per averci fatto compagnia, un ringraziamento speciale da Lorenzo Almanno, Flash Sport.